Patrizia Manassero è stato appena proclamato sindaco di Cuneo. Qual è la sua emozione in questa cerimonia ufficiale? Ma l'emozione è altissima, tant'è che, come dire, forse è il momento in cui mi sento più con le gambe tremanti, in tutti questi giorni. È emozionante perché comunque c'è una prima volta di una donna sindaca della città, c'è la consapevolezza della difficoltà che dovremo affrontare sia sul piano della salute, in questi giorni si sta aumentando il tema del contagio, ma anche sul bisogno di vivere delle persone, di poter lavorare, di socialità e soprattutto di realizzazione di ingenti risorse che questo momento storico ci mette a disposizione, quindi siamo pronti a lavorare. Nei prossimi giorni definirò anche la giunta comunale in modo tale che quanto prima si possa partire e lavorare a pancia terra per la nostra città. Ecco, c'è anche già la data del primo consiglio comunale. Il primo consiglio comunale sì, è un passaggio definito, obbligatorio, ed sarà quello dell'insediamento dei consiglieri e del consiglio stesso. Il 18 di luglio ci ritroveremo alle ore 18 e in quella sede il sindaco giurerò. E naturalmente lì ci sarà un discorso più programmatico. Quello di oggi è stato più un discorso di cuore, che era un grazie a tutte le persone presenti, che erano tante, dagli ex sindaci, da tutti i dirigenti, il personale, i revisori dei conti, gli amici, i consiglieri e i candidati sfidanti. Insomma, e come sempre quando poi dopo mesi e mesi di discussione si compie, è una forte emozione, quindi così in questo momento così mi sento. Ecco, peraltro ha ricevuto anche dalle mani del suo predecessore una riflessione sul tema dell'ospedale. Certo, il tema dell'ospedale è un tema complesso, di non diretta gestione dell'amministrazione comunale, ma che chiede un impegno forte nel tenere vivo presso gli organi preposti il tema che va dalla realizzazione del nuovo ospedale, dall'intervento sull'area del vecchio ospedale, dal mantenimento della qualità dell'erogazione dei servizi sanitari nell'attuale ospedale Santa Croce Carle, dalla sanità di territorio che resta uno dei temi cardine per la prevenzione e la qualità della salute delle persone e dei cuneesi in primis.